Buongiorno, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi è venerdì e sto facendo un po' di faccende a casa. Ho fatto già partire la prima, quindi primo lavaggio e lavatrice, adesso ne farò un altro e forse un'altra ancora. E quindi all'attacco, iniziamo alla grande questa giornata. Metto in funzione la lavatrice, quindi per la seconda volta. Adesso metto i capi quelli scuri. Prima ho fatto un lavaggio dei chiari e poi dopo metterò i tappeti a lavare. Quindi proseguo con il lavaggio dei scuri. Metto un po' di ammorbidente e così subito posso avviare il programma. Adesso proseguo con lavare tutti i sanitari del bagno. Spugnette, quella per lavare il lavandino, il bidet, la vasca e poi una spugnetta a parte per lavare il water. Quindi con questa quindi con questa spugnetta, con la spugna e con questo panno lavo tutto il bagno, compreso anche le mattonelle, tutto. E invece poi ce n'ho una a parte per lavare solamente il water. Preferisco così separarli. Ok. E adesso con un panno asciutto asciugo un po' tutto, dal lavandino alla vasca, quindi così tutti i sanitari e anche i rubinetti rimangono lucidi. Faccio sempre questo passaggio. Vedete? Con questo pulisco i vetri, gli specchi e rimangono perfettamente puliti, senza aloni, mai più senza veramente con questo prodotto. Buongiorno e buon sabato. Oggi è sabato, ci siamo visti ieri, era appunto venerdì. Allora, ieri purtroppo è arrivata quella brutta notizia della morte di Maurizio Costanzo. È stato veramente per me, ci sono rimasta malissimo, un dispiacere enorme perché sì, non lo conoscevamo personalmente, però era una persona eccezionale, secondo me, una persona buona, educata, sempre a modo. E poi, come beh, lo sappiamo un po' tutti, gli italiani, ha scoperto un sacco di personaggi importanti dello spettacolo, ha scritto delle canzoni, insomma, era un artista a 360 gradi, un giornalista, un presentatore eccezionale, una persona molto, molto intelligente. E insomma, io me lo ricordo insomma, da piccola nei suoi programmi, una vita, insomma, è stato veramente brutto ieri a prendere questa notizia dalla TV, oggi fino ad oggi, domani, insomma, continueranno come giusto che sia in tutte le reti TV, soprattutto nella Rai, a parlare di lui. Vabbè, ma anche su Canale 5, sì, hanno parlato sì, sulla Rai, su Canale 5, insomma, perché lui ha fatto varie esperienze in varie reti TV, insomma, è veramente un grande, grande dispiacere la sua perdita. Io sono quando abitavo a Roma, abitavo a 500 metri dal Teatro Parioli e sono andata più di una volta, sono passata davanti al teatro perché ero curiosa di vedere questo posto, questo teatro che io fin da bambina vedevo sempre in televisione nei suoi programmi. E quindi, insomma, ieri mi ha fatto anche impressione perché l'hanno inquadrato in televisione proprio quel teatro che io c'ero passata lì davanti. E insomma, pazienza, che si deve fare?
andata così, era malato, non lo sapevo che era malato. E niente, quando se ne vanno questi personaggi così importanti è veramente una grande, grande perdita. Allora, quindi adesso, come ogni sabato, vado a casa del bimbo, del piccolino di 5 anni che mi aspetta con i suoi giochini. Oggi gli ho portato anche una macchinina, ora ve la faccio vedere, ce l'ho qui con me, e ogni tanto, insomma, quando ci vado li porto sempre, cioè sempre, spesso li porto dei pensierini, e insomma lui è contentissimo, è un bimbo molto molto affettuoso, coccolone, e basta anche gli porti una caramella, proprio una stupidaggine, lui è contento. Gli ho portato questa piccola macchinina, una piccola Jeep rossa, con la quale lui ha il suo colore preferito, è il rosso, e quindi quando l'ho visto ho pensato a lui, ho detto questa va bene, gli piacerà sicuramente, e quindi sono già quasi arrivata, e quindi ci salutiamo, ci vediamo. Allora, sto cucinando questi mini burger con semi di zucca, ecco, questi li prendo all'Eurospin e mi sto trovando veramente bene, sono molto buoni, ho preso questi, ho preso quelle, le spinacine, diverse, ho quelle con le melanzane, diverse confezioni di questa linea qua, veramente buono, ho già messo nella padella un po' d'olio e questi mini burger, adesso li giro e poi metterò il coperchio, e come dice qui nella confezione stessa si possono cucinare al microonde, al forno, oppure in padella per 5-6 minuti. Quindi ho messo un coperchio, aspetto questi 5-6 minuti e poi saranno pronti. Eccoli qua, già li ho girati anche. Allora, sto anche quindi tagliando dei finocchi. Sono credo due piccoli finocchi che mi sono rimasti, sto tagliando, quindi così accompagnerò il mio pranzo di oggi. Farò oggi la pasta, non la faccio, farò questi mini burger, questa insalata di finocchi che sto tagliando, e poi mi è rimasto, diciamo che è un po' di avanzi di ieri, mi sono rimasti due carciofi ripieni, appunto, che ho preparato ieri sera, e quindi riscalderò questi carciofi, uno per me e uno per mio marito, mangeremo questi mini burger, e adesso c'è, cioè, il timer di Alexa, stop timer, avevo messo i timer per quanto riguarda la cottura di questi mini burger di zucca, e quindi adesso ho spento, sì, nel frattempo già avevo spento, e così questo è il mio pranzo di oggi.
Buongiorno, tra poco cambio le lenzuola e il copripiumino. Ci vediamo tra un attimo. Fatto! Spero che, come dico sempre, questo video vi abbia tenuto compagnia e se vi fa piacere, ci vediamo presto con un altro video. Ciao! Buona giornata!